Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Serve capacità, persone competenti per fare quell'atterraggio reale, come ho sempre fatto negli ultimi 40 anni della mia vita, e non amministrazione con una responsabilità di presidenza. Chi è Francesco Rocca? Francesco Rocca è il presidente della Croce Rossa e ora candidato del centrodestra nel Lazio. Una candidatura civica sì, ma molto di area, perché appunto Rocca ha un trascorso molto a destra. Ci siamo Via delle Rande, dove Francesco ha iniziato ad andare a scuola e dove ha cominciato i suoi primi passi in politica. Qui ci sono stati pure parecchi scontri anche qua fuori, quando venivano con quelle autonomie operaia che venivano, c'erano degli scontri politici tra destra e sinistra con i ragazzi, lui organizzava manifestazioni. Vi definivate fascisti? Camerati, sì. Questa definizione un po' Francesco Rocca l'ha rinnegato. Ma mai rinnegare, capito? Come diceva Almirante, non capisco perché rinnegare. Se poi cambi visione, c'è un'evoluzione, no? Di quelle che sono certe cose, va bene, ma perché devi rinnegare quello che hai fatto? Qui siamo al circolo del tennis di Via dei Promontori. Qui Francesco Rocca si frequentava con la compagnia di amici, poi andavano a Roma al fronte della gioventù, al Colle Oppio, anche lì gli scontri. Da qui poi nacquero anche quelli che adesso hanno frequentato o frequentano ancora Casa Pound e le altre associazioni collegate all'estrema destra. Dopo un derby venne preso dalla polizia, fermato, lui disse: mi dichiaro prigioniero politico, quindi questo anche per capire un po' il personaggio. Chi ha scelto Francesco Rocca come candidato per il centrodestra nel Lazio? Ovviamente lei, Giorgia Meloni, ma allo stesso tempo ha deciso di affiancare Rocca nel comitato con la sorella Arianna. La candidatura di Rocca è stata benedetta il giorno della presentazione anche da Francesco Lollobrigida, ministro dell'agricoltura, plenipotenziario di Fratelli d'Italia e marito di Arianna. L'hanno voluta fortemente proprio le sorelle Meloni? Guardi, mi ha voluto tutta la coalizione. Giorgia è stata fantastica nel sostenermi, nel farmi superare ogni resistenza, farmi sentire sostenuto. Il centrodestra è indiziato come vincitore di questa campagna elettorale, visto che PD e Movimento 5 Stelle sono divisi, quindi c'è questa corsa e questo assalto alla dirigenza. Come si sta muovendo la vecchia guardia, destra storica romana? Dopo 9 anni di digiuno, perché ha governato Zingaretti, c'è un grandissimo richiamo della foresta, quindi escono fuori tutti i personaggi anche abbastanza mitologici, penso al pinguino Gramazio, penso anche a Gianni Alemanno, che è stato sindaco di Roma, ai mondi dell'ultradestra, che capiscono che Rocca è il cavallo su cui puntare. Questa è dello zar, questa è degli Asburgo, quella è la fiaccola del fronte alla gioventù contro la dittatura mondiale del grande capitale. E questa era una sede molto militante del fronte della gioventù, con Alemanno, che era il mio segretario, diciamo, bravissimo. Sì, Alemanno e Rocca, ha fatto un evento elettorale. Ma c'ho tanti amici che si candidano. Secondo lei prenderà Rocca i voti di questo mondo, del vostro mondo? Ci sarà chi voterà la Lega, chi voterà Forza Italia, no? Perché poi molti sono andati in Forza Italia, gente anche molto competente, come che sono Gasparri, per dire, no? Lei non ha anche una nipote che sta dentro le liste, Bucci? Sì, ma è un discorso, diciamo, di Forza Italia. Ma esula dal discorso, diciamo, politico, no? Ma poi tra l'altro non la voglio rovinare, perché se poi si sa che magari che io appoggio la mia nipote, succede un macello, no? Per dire. Ma quanti voti? 2.000-3.000 voti li prendo. Sempre, tutta Roma Nord è nostra. Un'altra candidatura che ha fatto discutere è stata quella di Cangemi. Dopo questa foto fatta con Zappavigna, che è un esponente dell'ultradestra romana, è stato anche ultras dei boss della Roma. La curva è un bacino di voti, e Zappavigna è un nome noto, e quindi perché no, potrebbe essere anche lui un portatore di voti. Come si fa a fare un evento elettorale vietato alla stampa? A me hanno detto che la stampa dentro non può entrare. Hai detto Zappavigna? Sì. Come mai? Come mai qui? Come mai? Per Ciuccio Pino. Quanti voti hai preso l'altra volta?
4.200. Ah, 4.200, ci credo che te fai la foto con Pino Gangemi. Al di là di quello che dicono, gente mi vuole bene. Abbiamo visto entrare prima Zappavigna. Ah, bene, sono contento. Lo so, però sa che insomma il suo passato da estremista di destra. Perché non mi invitate in trasmissione? Che vengo, vi seguo sempre, siete bravissimi. Potete... Intanto ci inizia a rispondere qui, però. Se ci inizia a rispondere qui, ma è vero che è vicino al gruppo Idee, diciamo. Io sono ragione da 14 anni, sì. Sono un uomo delle istituzioni. Da sempre. C'è una spolverata, diciamo, di Rocca Pound, perché Mauro Antonini, che era candidato di Casa Pound nel 2018, questa volta è stato intruppato nelle liste della Lega. In quella porta lì c'è il comitato di Mauro Antonini. Sono Roberto, benvenuto di La Sette. Mauro Antonini, piacere. Salve, ma era oggi la vostra? Sì, alle 17. E noi possiamo esserci? Io preferirei no con La Sette, però. Perché no? Non mi piace molto il taglio della vostra TV, non siete graditi? Ma possiamo intervistarla? Possiamo... No, grazie. No, come no? Neanche intervistarla? Neanche intervistarla. Lei ex Casa Pound, come ci si ritrova ad essere candidato della Lega? Guardi, io adesso ho tanto da fare. Ma non mi pare. Ho tanto da fare. Non mi pare. Ancora no, però le assicuro, cioè, telefonate, cose da fare, quindi... No, ci sta chiudendo la porta in faccia, sì. Addirittura. Ma come mai nessuno della Lega è venuto alla sua inaugurazione lì al comitato? Cioè, lei adesso si definisce un leghista. Quanti voti porta la Lega? Vi siete fatti un calcolo? Quanti voti le porta Antonini? Ma non lo so, comunque sì, Antonini è un ragazzo che ripeto, stava prima in Casa Pound, si era avveduto e adesso sono 3 anni che è iscritto nella Lega e si candida, penso che sia una cosa buona. È stato lei a portarlo? Lui, mi sono ritrovato qui, mi sono ritrovato, un brevissimo ragazzo che giustamente ha ripensato le cose, quindi va bene. Che è antifascista, quindi è positivo. Antonini ha detto che è antifascista? Sì, ha fatto anche delle interviste. Ho letto come lei in queste ore sui giornali, che c'era Antonini candidato, che io non conosco personalmente, non conoscevo nemmeno il nome prima di leggerlo sui giornali. Veramente lei sorride, ma è la verità. Non la imbarazza avere comunque un ex Casa Pound che la sostiene? Ma guardi, se oggi sostiene convintamente il programma, la coalizione, un presidente che comunque ha posto l'essere umano, chiunque esso sia, al centro della sua vita, il problema, la domanda la dovete porre a lui e non a me.